Sono Paolo Di Paolo e mi fa piacere mandare un saluto agli amici dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, dove sono stato più volte ospite, dove sarei dovuto tornare in questa primavera se non fosse che l'emergenza sanitaria l'ha reso almeno al momento impossibile. Sarebbe stata l'occasione per presentare al pubblico tedesco un libro di recente traduzione, un mio romanzo di recente traduzione, si intitola in italiano Una storia quasi solo d'amore, ed è pubblicato in Germania da Non Solo Verlag, una piccola casa editrice attenta proprio alle voci italiane. E devo dire che appunto ogni volta è stata un'occasione straordinaria all'istituto e negli istituti italiani di cultura in Germania e in generale nel mondo, un'occasione straordinaria di dialogo, perché paradossalmente diventa un dialogo anche più intenso di quello a cui è abituato uno scrittore in patria, per vari livelli di discorso, per vari ordini di ragioni. C'è come una intensità speciale che si carica laddove questo pubblico, che spesso appunto è un pubblico che ama una lingua, la lingua italiana, e non è appunto madrelingua, e quindi è come se si decidesse insieme per qualche mezz'ora di esplorare uno spazio, trovarsi a metà di quello spazio, chi da una direzione, chi dall'altra, e cercare effettivamente di sondare le profondità di una lingua, grazie a quello straordinario ponte, talvolta traballante, ma sempre assolutamente decisivo, che è la traduzione. In generale, per uno scrittore è sempre una scoperta vedere come arriva una sua frase, una sua idea, una sua immagine in un'altra dimensione linguistica. E anche quando è stato soltanto circoscritto questo esperimento alla dimensione verbale, non c'era di mezzo un libro, era comunque affascinante. Ricordo che una volta, proprio in un istituto italiano di cultura in Germania, una domanda dal pubblico mi spiazzò. Aveva a che fare con la parola autenticità, che io avevo usato con molta disinvoltura, come se fosse la più semplice delle parole, e giustamente, dopo averla sentita tradurre dall'interprete, una lettrice, una spettatrice ha chiesto giustamente conto di che cosa intendessi per autenticità, e questo mi ha costretto a ragionare appunto su quanto disinvoltamente nella propria madrelingua usiamo certi termini. Che cos'è l'autenticità? È una domanda così semplice e così radicale, mi è rimasta in testa al punto che poi ha generato altre riflessioni, no? Quella parola buttata lì nel discorso diventava invece uno spazio importante da attraversare, da capire, anche da mappare in qualche modo. Ecco, in generale quindi mi pare che gli istituti italiani possano offrire agli scrittori, agli artisti, ai cineasti delle occasioni e degli esperimenti con se stessi, con la propria lingua, con la lingua altrui, che sono davvero di grande ricchezza. È un momento questo in cui ovviamente ci stiamo, a proposito di domande radicali, facendo molte, molte domande in più. Non voglio naturalmente aggiungerne di troppo cupe, anche se appunto questa stagione che attraversiamo è per certi versi molto pesante. Forse quello che suggerisce l'iniziativa, il titolo dell'iniziativa degli istituti, cioè il titolo Una seconda primavera, è un punto di partenza e anche un punto d'arrivo, perché dopo un sentimento di sconfitta, dopo un sentimento anche di rassegnazione, quello che conta è cercare una seconda primavera, cioè provare anche a stare dentro la necessità, ma starci come in uno spazio comunque creativo, come in uno spazio in cui è praticabile l'umano fino in fondo. Ci saranno ancora in tutta Europa, nel mondo, restrizioni più o meno piccole, più o meno significative, più o meno marcate, le allenteremo, chissà, magari per sempre o per un po'. Fatto è che in questo mondo un po' stravolto, in questo continente, il nostro anche molto segnato, c'è la possibilità di una seconda primavera se appunto ci fidiamo del presente. Io direi non solo del futuro, non mi convince l'ipoteca sul lungo periodo, mi interessa di più vedere il giorno per giorno, vedere quali occasioni si possono cavare da quello che accade, da come noi stessi guardiamo al presente, a questo presente lo facciamo fruttare, beh, da lì determina, diciamo così, la possibilità di una seconda primavera. Anche cercare
le parole giuste, le parole più esatte per raccontare quello che stiamo provando, quello che abbiamo provato, per difendere uno spazio di sopravvivenza emotiva che poi diventa anche uno spazio di sopravvivenza intellettuale. Tutto questo sforzo che facciamo insieme, e davvero insieme, stavolta è una parola che non è retorica, perché forse mai nella storia dell'umanità, al netto di ogni confronto che non ha senso con esperienze del passato, mai nella storia dell'umanità tanti esseri umani, almeno 3-4 miliardi di esseri umani hanno condiviso nello stesso momento la stessa esperienza, ovvero le stesse paure, le stesse speranze, proprio tutti nello stesso momento, negli stessi mesi, nelle stesse ore. E allora questo non è detto che dia forza o che ci renda migliori, anzi non è detto, ma possiamo, diciamo così, trovare insieme la possibilità di non disperdere anche un piccolo, talvolta enorme sacrificio che abbiamo fatto, cercando di, appunto, rendere più intense le occasioni del presente, non disperderle, non buttarle via, provare a farne tesoro fino in fondo e abbandonarci al presente. Proprio uso un'espressione di Goethe, che è uno scrittore che citare, diciamo così, per un pubblico di lingua tedesca è abbastanza così, forse ridondante o prevedibile, ma quando lui dice bisogna abbandonarsi al presente, usa proprio questa espressione, ci sta dando forse una chiave per una seconda primavera.